Buonasera, ben trovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo subito i titoli di oggi. Non si spegne la polemica dopo l'approvazione del documento del Municipio 1 in cui si chiede al Comune di vietare l'ingresso in area C ai non residenti. Con me non succederà l'attacco di Sala. Non ho la bacchetta magica, ma se potessi fare funzionare il CUP domani mattina, la replica dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, margine di un incontro. Incidente mortale mercoledì sera a Corbetta, un 64enne avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un muretto, l'uomo è morto sul luogo dell'impatto. Il primo problema è stato trovare un luogo dove poter mettere gli arredi, questo è il motivo che ha causato il ritardo dell'avvio dei lavori alle scuole di Ponte Vecchio. È stata presentata questa mattina a Palazzo Lombardia a Milano la campagna della regione di prevenzione per il tumore alla mammella che ha come testimonia l'attrice Ambra Angiolini. Ancora polemica a Milano sui temi della viabilità, in particolare attorno al documento del Municipio 1 che chiede all'amministrazione di chiudere l'accesso all'area C ai non residenti, un tema che sta facendo molto discutere. In queste ore è arrivata anche la replica ferma del sindaco Sala, che ha affermato in maniera netta: con me non succederà mai. Non si spegne il fuoco della polemica dopo il via libera del documento approvato dal Municipio 1 con cui il parlamentino del centro chiede al Comune di Milano di vietare l'ingresso in area C alle auto dei non residenti. Se infatti dal centrodestra fin da subito la contrarietà al provvedimento è apparsa evidente, oggi anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha espresso un parere negativo andando contro agli stessi esponenti della sua area politica, sottolineando inoltre che fin quando sarà lui il primo cittadino non sarà un'idea percorribile dell'amministrazione. E come ha detto l'assessore Censi, non è sul tavolo e non sarà sul tavolo, quindi io capisco che tutte le opinioni sono lecite, tutte le analisi sono lecite. Faccio due osservazioni. La prima, no, comunque dico con precisione, finché ci sono io come sindaco una cosa del genere non si farà. Dopodiché dico anche alla mia parte politica di stare un attimo attenta, perché il consenso va conquistato cercando di parlare a tutti, non solamente portando sempre le nostre opinioni personali. Per Sala, oltre alle idee politiche, è così necessario l'ascolto delle esigenze dei cittadini. In vista delle prossime elezioni, che avverranno tra 3 anni, vi è così la necessità di governare la città con equilibrio. Io non vorrei mai essere il più intelligente dei perdenti. Non c'è gusto e si lascia il paese in mano agli altri. Bisogna capire che con equilibrio una città del genere va solamente guidata con equilibrio. Poi, ovviamente, senza negare quelle che sono le ragioni che ci fanno sentire persone di sinistra o di centrosinistra. Però bisogna stare molto attenti. Mancano 3 anni alle elezioni, che è un periodo lunghissimo, però insomma, bisogna anche prepararsi, bisogna capire cosa vogliono i cittadini, perché questa è una città, ripeto, sempre molto equilibrata, un po' anche conservatrice, ma se si fa le cose nel modo giusto poi la si guida anche a tante innovazioni che magari non erano neanche immaginabili. Continuiamo a parlare di viabilità a Milano, perché sono emersi anche i dati relativi agli accessi di area B. A livello di numeri non vi sono grosse variazioni rispetto all'anno scorso, ciò che cambia è la qualità, se così possiamo dire, dei mezzi. Sentiamo. Si erano appellati addirittura a Gherardo Colombo, presidente del Comitato per la Legalità e la Trasparenza del Comune di Milano, gli ambientalisti che volevano conoscere i dati degli accessi in area B. Dopo tanta attesa, AMAT, l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune, li ha divulgati. Numeri che si riferiscono al primo trimestre 2023, quindi fino a giugno, confrontati con quelli del 2022. Gli accessi totali non sono sostanzialmente cambiati, come era già emerso nelle anteprime fornite negli scorsi mesi. Circa 650.000
le auto che entrano ogni giorno in area B, diminuite dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Cambia e parecchio la composizione del parco auto. Nel 2022 i diesel erano il 40%, i mezzi a benzina rappresentavano il 41%, mentre i veicoli elettrici erano solo il 9%. A un anno di distanza le percentuali sono differenti. I diesel sono scesi al 32%, in calo dell'8%. I motori a benzina salgono leggermente al 43%, ma a colpire l'importante aumento dei mezzi elettrici passati al 14%. In tutto questo, gli accessi dei veicoli più inquinanti in deroga alle limitazioni è sceso dal 15% al 7% del totale. Secondo le stime di AMAT, tutto ciò ha portato a un risparmio di emissioni pari a 150 tonnellate di ossidi di azoto in un anno. Area B quindi è servita? Secondo il Comune di Milano sì, perché ha ridotto il numero di veicoli inquinanti e le emissioni. Risultati simili si sono registrati per area C, con un cambiamento nella tipologia di motorizzazione dei mezzi circolanti. In aumento infine gli accessi alle metropolitane, gli ingressi e parcheggi di interscambio e l'utilizzo dei mezzi elettrici in condivisione. Un drammatico incidente stradale nella serata di ieri a Corbetta. Ha perso la vita un uomo di 64 anni, avrebbe perso il controllo dell'auto e non sarebbero coinvolti altri mezzi. Una vera e propria tragedia ha scosso Corbetta nel pieno della serata di mercoledì. Un uomo italiano di 64 anni ha perso la vita in un incidente stradale in località Soriano mentre si trovava nei pressi della cascina Belgio-Iosello. Al momento la dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma secondo una prima e sommaria ricostruzione l'uomo sarebbe finito fuori strada con la sua vettura. Secondo le prime ipotesi sembrerebbe che non siano coinvolti altri veicoli nel sinistro e che l'uomo, forse per via di un malore, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo così fuori dalla carreggiata e impattando contro un muretto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Insieme a loro i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Subito i pompieri si sono messi al lavoro per soccorrere il 64enne provando a estrarlo dalla vettura per consegnarlo ai soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimazione però non c'è stato nulla da fare e il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Spetterà dunque ora ai carabinieri intervenuti sul posto far luce su quanto accaduto e chiarire per quanto possibile l'esatta dinamica che ha portato il 64enne a finire fuori strada. Restiamo sulla cronaca per un altro incidente drammatico. È morto questa mattina in ospedale, infatti, l'uomo di 83 anni che era stato investito sulle strisce pedonali 3 giorni fa in via Palmanova a Milano. L'anziano era stato travolto da un furgone guidato da un uomo di 36 anni che si era fermato a prestare soccorso e che ora è indagato per omicidio stradale. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale. Torniamo ad occuparci di sanità con i problemi relativi alla CUP, perché in queste ore è intervenuto anche l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che ha detto senza mezzi termini: non ho una bacchetta magica, altrimenti farei funzionare queste strutture già a partire da domani. Sentiamolo. Liste d'attesa e centro di prenotazione unico. Fin dall'inizio del nuovo mandato, l'assessore al welfare Guido Bertolaso di Regione Lombardia ha fatto di questi due temi le sue principali priorità per migliorare la sanità lombarda e snellire le tempistiche infinite per prenotare una visita con il sistema sanitario pubblico. Il centro unico però, che in realtà doveva essere pronto tra qualche settimana, non sarà al 100% operativo prima di 2 anni. Il sistema infatti partirà sì l'anno prossimo, ma solo con 8 aziende sanitarie pubbliche sulle 32 di Regione Lombardia, e la stessa situazione riguarda anche le strutture private. Mi pare di aver sentito dai rappresentanti dell'opposizione l'altro ieri in Consiglio regionale che erano 10 anni che chiedevano che si facesse questo CUP. Adesso arrivo io che finalmente, con l'aiuto di tutti, metto in piedi questa iniziativa e mi viene detto che sono in ritardo. Mi sembra un pochettino una contraddizione in termini. È chiaro che non è che ho la bacchetta magica. Se io potessi
avessi il cupo lo farei funzionare domani mattina, ma purtroppo da un punto di vista informatico, tecnico, organizzativo, burocratico, ci sono i tempi che dobbiamo inevitabilmente seguire. State tranquilli che io gli starò addosso, perché se c'è una persona che oggi in Lombardia vuole vedere questo CUP funzionare ieri, quella persona sono io. Riguardo invece al fatto che le strutture private sarebbero contrarie al centro unico di prenotazione a causa degli elevati costi, Bertolaso ha risposto così. Chi vuole lavorare con noi segue quelle che sono le indicazioni che la struttura pubblica che ha la responsabilità della guida sanitaria in questa regione, che al momento è la regione Lombardia, adotta. Chi non vuole lavorare con noi può benissimo lavorare solo nel privato. Cambiamo argomento. Nelle scorse ore l'iscrizione ufficialmente di Silvio Berlusconi nel famedio il Pantheon dei milanesi, e adesso è tempo anche delle reazioni politiche. Sentiamo. Il giorno dopo l'ufficializzazione dell'iscrizione di Silvio Berlusconi al Famedio, il Pantheon dei milanesi benemeriti, il centrodestra esulta e parla di atto dovuto, mentre dal centrosinistra si preferisce glissare, anche se non mancano critiche. La proposta era partita dal consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, che rilancia e propone di intitolare all'ex premier un viale in uno dei quartieri in via di costruzione. Soddisfazione viene espressa anche dall'altro consigliere azzurro, Gianluca Comazzi. Un riconoscimento che la città di Milano gli doveva, e siamo molto contenti noi di Forza Italia perché pensiamo che veramente sia giusto il riconoscimento a questo grande gigante della nostra storia. Sul nome di Berlusconi per il Famedio aveva fatto convertire gli sforzi anche il gruppo consigliare della Lega. L'iscrizione è la nostra battaglia che abbiamo portato avanti dopo la richiesta del collega De Chirico, anche grazie alla Lega siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato. Le critiche da sinistra arrivano soprattutto da Carlo Monguzzi dei Verdi. Il Famedio è dedicato a cittadini milanesi illustri e benemeriti. Ora, Berlusconi è illustre perché ha scontato una condanna per reati fiscali. È benemerito perché faceva il bunga bunga. Io rispetto la morte, non ho acrimonia verso nessuno, ma una scelta così è veramente inopportuna. Pensate, Berlusconi di fianco a un eroe civico come Giorgio Ambrosoli. A chi gli ha chiesto se è opportuno che Berlusconi venga iscritto nonostante i suoi trascorsi con la giustizia, Sala ha risposto: può esserlo. C'è una volontà e precisa richiesta di una parte significativa del mondo politico milanese. I principi vanno difesi quando sono molto chiari. Ad esempio è molto chiaro il principio che prima di 10 anni non si può dedicare vie. Da questo punto di vista invece la cosa è un po' più discutibile, quindi ritengo che possa essere una cosa accettabile, ha concluso Sala. Una scelta che ovviamente divide. Andiamo a Magenta, dove invece si discute della riapertura delle scuole di Pontevecchio, della frazione di Pontevecchio. La data è confermata entro la fine del 2024, ma emergono ulteriori dettagli sui ritardi, tutta colpa di un trasloco. Il primo dei problemi da risolvere è stato quello di trovare un luogo dove poter mettere gli arredi e tutto ciò che c'era dentro le scuole di Pontevecchio. Questo è il motivo che ha posticipato l'inizio degli interventi, secondo le dichiarazioni dell'assessore ai lavori pubblici Enzo Tenti, che prova a mettere un punto sulla vicenda, cioè la scoperta di amianto nelle piastrelle dell'istituto Lorenzini, che ha suscitato dibattito e polemiche negli ultimi mesi a Magenta. Partiti ora i lavori, viene confermato il termine di fine anno e il ritorno degli studenti a Pontevecchio a partire da gennaio. Voglio semplicemente dire che i lavori stanno andando avanti senza intoppi, secondo cronoprogramma già prestabilito, quindi ad oggi siamo a riconfermare la data di Natale per il termine ultimo di tutti i lavori, che comunque sono importanti, perché c'è qualcuno che mi ha detto all'inizio di agosto: ah, ma i lavori non sono ancora iniziati. Hai ragione, i lavori non sono ancora iniziati per un semplice fatto, perché per poter togliere tutte le piastrelle di una scuola, voi pensate a una casa, dover togliere tutte le piastrelle, la prima cosa da fare è togliere gli arredi. Cioè noi abbiamo dovuto svuotare un'intera scuola, depositare gli arredi
in un luogo che è la palestra lì vicino per poi poter iniziare i lavori. Oggi i lavori hanno messo in sicurezza, cosiddetto incelofanato, cioè hanno creato i bussoli interni che sono dei tunnel come prevede la normativa per lo smaltimento dell'amianto, e adesso stanno cominciando sulla rimozione delle piastrelle, quindi c'è tutto stato già tutto il lavoro preparatorio, adesso tutto sta procedendo nei termini utili. Sulle scuole l'assessore ha però messo sul tavolo un'altra idea che farà discutere, quella di dotare gli istituti di un budget e i dirigenti scolastici di impegni tali per cui le piccole manutenzioni non vadano a impiegare gli operai del comune. In questo modo, secondo Tenti, le scuole potranno organizzarsi in autonomia. Benissimo, adesso abbiamo tutte le manutenzioni, noi abbiamo fatto un grosso lavoro, abbiamo fatto grossissime spese in questo anno di amministrazione, adesso vorremmo rendere un po' più partecipi la scuola di quello che è il mantenimento dell'edificio. Il mantenimento vuol dire che vedremo di trovare una formula per la quale comunque siano gli edifici stessi a avere dei fondi per poter far fronte alle piccole cose, che è il cambio di una maniglia, cioè che loro abbiano la prontezza e la velocità avendo dei fondi disponibili senza dover fare di giro di carte bollate tramite il comune. Quindi stiamo pensando di introdurre anche questo sistema per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie, ovviamente non per le straordinarie. Torniamo a Milano perché emergono dati significativi sulla raccolta differenziata che si attesta attorno al 60% o poco o più, è un esempio virtuoso così come certificato da A2A che gestisce il servizio attraverso AMSA. Sentiamo i dettagli. Con il suo 62% di raccolta differenziata e il 100% di rifiuti urbani avviati al recupero di materia o energia, Milano continua ad essere un esempio virtuoso a livello nazionale ed europeo nell'ambito dell'economia circolare. A certificarlo è la stessa A2A, società che, tramite AMSA, gestisce la raccolta differenziata del capoluogo e che ha presentato il suo bilancio di sostenibilità. A Milano, dunque, sul totale di rifiuti urbani raccolti nel territorio, il 63% è stato destinato al recupero di materia e il 37% inviato ai termovalorizzatori. Nessun rifiuto urbano, insomma, è finito in discarica. Un processo grazie al quale sono stati prodotti oltre 335 gigawattora di energia elettrica, pari al consumo medio annuo di circa 125.000 famiglie, e oltre 450 gigawattora di energia termica, pari al consumo medio annuo di quasi 38.000 nuclei familiari. E il ritorno non è alto solo a livello di energia, ma anche di indotto grazie alla redistribuzione, in termini di valore economico, di quasi 1,5 miliardi di euro nel 2022. Oltre 1.400.000.000 di valore distribuito sul territorio, che vuol dire circa 1 miliardo di contratti con le imprese del territorio che costituiscono la supply chain di A2A, quasi 300 milioni di euro di salari e stipendi, oltre 80 milioni di euro di dividendi. Questi sono i numeri principali che danno l'idea di quanto sia importante l'impatto che ha A2A sulla città, ma anche quanto la città di Milano è importante evidentemente per A2A. Andiamo a Buccinasco, ricorderete il caso, la querela tra il comune e la famiglia del boss Papalì a causa di un cancello che separa l'immobile confiscato alla 'Ndrangheta dalla casa della moglie del boss. Allora sentiamo che cosa è successo. La decisione ora è definitiva. Deve restare aperto il cancello che separa l'immobile confiscato alla 'Ndrangheta e assegnato al comune di Buccinasco dalla casa di proprietà di Adriana Faletti, la moglie di Rocco Papalia. E il cortile, da anni utilizzato dal comune per progetti sociali, dovrà rimanere accessibile anche alla famiglia del proprietario. Dopo la sentenza del gennaio del 2023 da parte della quarta sezione civile del Tribunale di Milano, si è pronunciata anche la Corte d'Appello su richiesta dell'amministrazione comunale. Come già la sentenza del Tribunale ordinario, anche la decisione della Corte d'Appello era quasi scontata, ne era conscia l'amministrazione di Rino Pruiti, che ora però non nasconde una profonda amarezza e la delusione per aver perso una battaglia che per noi aveva un valore sostanziale e simbolico, ha dichiarato il primo cittadino di Buccinasco. Secondo l'amministrazione di Buccinasco, infatti, è impossibile la convivenza con una famiglia e in particolare con
Rocco Papalia, che non ha mai chiesto scusa alla comunità di Buccinasco, come detto dal sindaco Pruiti, dopo condanne definitive per reati di associazione a delinquere, ma anche droga, armi, sequestri, omicidio. Le sentenze si rispettano, ha detto Pruiti, e continueremo ad agire secondo quanto stabilito dalla legge. Resta però l'amarezza perché in questi anni, nonostante le richieste di aiuto e di interventi legislativi da parte del comune di Buccinasco, non si è riusciti a correggere l'errore originario nell'assegnazione del bene confiscato. Al comune sono stati destinati 2 appartamenti, oltre alla taverna e al box che si affaccia nel cortile, ma non lo stesso cortile da cui si accede alle proprietà, rimasto di uso comune e che ora lo rimarrà anche per sentenza. Apriamo ora una pagina dedicata ai temi della prevenzione. Partiamo dalla regione dove è stata presentata questa mattina la campagna di screening per la prevenzione del tumore alla mammella. Oltre 1 milione di donne a rischio, ma solo il 50% di queste annualmente fa uno screening mammografico di prevenzione per il tumore alla mammella, sono i dati emersi nella mattinata di giovedì 5 ottobre, quando a Palazzo Lombardia è stata presentata la nuova campagna regionale di prevenzione contro il tumore al seno, che ha come testimonial l'attrice Ambra Angiolini. Molte donne devono prenotare. Perché lo screening mammografico è il nostro alleato, come dice lo spot, no? Lo spot non deve provocare nulla, non deve, come dire, darci la sensazione che stiamo sbagliando qualcosa, ma anzi che qualcosa che è davvero il nostro appuntamento con noi stesse diventi il nostro quotidiano, cioè dobbiamo pensare a noi. A completare la campagna uno spot realizzato proprio con Ambra Angiolini per ricordare a tutte le donne di prendersi un momento per se stesse e pensare alla prevenzione e al futuro. Nello spot si vede l'attrice prendere un taxi per recarsi a fare la mammografia. L'Angiolini ricorda alla guidatrice quanto sia facile prenotare lo screening attraverso il nuovo sistema di Regione Lombardia. Destinatari della campagna sono le donne comprese tra i 45 e i 74 anni, una platea che è stata estesa da Regione Lombardia con l'obiettivo di aumentare la percentuale delle donne che fa prevenzione, la vera e unica alleata per ridurre il tasso di mortalità del tumore al seno. Quello che su cui noi stiamo tanto lavorando è di recuperare l'adesione delle donne agli screening oncologici, perché se abbiamo recuperato tutte le chiamate, questo vale su tutto il territorio di Regione Lombardia dopo il periodo del Covid in cui gli screening erano stati sospesi, adesso bisogna lavorare sull'adesione che è ancora un pochettino bassa ed è il motivo per cui oggi siamo qua a testimoniare l'importanza della sensibilizzazione verso le donne, perché fare prevenzione oggi veramente può cambiare la vita. Prevenzione e campagna di sensibilizzazione, restiamo in tema anche per l'artrite, sentiamo. Un po' di prurito, qualcosa sulla pelle, fastidi alle articolazioni, sintomi spesso sottovalutati che però possono essere collegati a qualcos'altro e portare a patologie complesse, come ad esempio l'artrite psoriasica, malattia per la quale è nata una campagna di screening a livello nazionale. Abbiamo l'attenzione a volte a cercare le lesioni di psoriasi più nascoste, come nell'ombelico, nella padrina retroarticolare o in testa, perché a volte il paziente sa che ha magari qualcosa in testa, pensa alla forfora invece alla psoriasi. I malati di artrite psoriasica possono sviluppare diverse patologie connesse come malattie cardiovascolari, diabete, ansia e depressione. Questi pazienti, oltre alla psoriasi e all'artrite, hanno un aumentato rischio cardiovascolare perché possono avere un'aterosclerosi accelerata, che può ovviamente interessare il cuore e vasi, possono avere una sindrome metabolica di accompagnamento per cui iperuricemia, alterazione della glicemia, assetto metabolico alterato dei lipidi, ma possono avere anche un quadro ad esempio di interessamento epatico con un incremento di acidi grassi non esterificati che aumenta il rischio di fibrosi e di cirrosi. Nell'ambito della campagna nazionale per la diagnosi precoce a Milano è stato organizzato un open day all'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio mercoledì 11 ottobre al pomeriggio. Per partecipare è necessario prenotarsi al sito internet www.esperienzaalcentro.it. Beh, ovviamente come tutte le diagnosi delle patologie anche croniche, la diagnosi precoce ci consente una strategia terapeutica precoce, ci consente di capire quali sono i rischi in quel determinato paziente e quali sono i farmaci che possiamo usare al meglio.
Non ci sono altri aggiornamenti, io vi lascio al meteo, noi ci ritroviamo come sempre dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.